Finita, ragazzi, finita. Provo, sono completamente afono. Provo comunque a girarvi il video fino a quando la voce mi regge. Ragazzi, ci sono partite dove magari vinci e non meriti assolutamente di vincere la partita. Ci sono partite che perdi e non meriti assolutamente di perdere la partita. E come questo caso di questa sera, ci sono partite dove noi avremmo meritato 99,99% di vincere la partita e in realtà purtroppo finisce solo in pareggio. Però abbiamo un sacco di spunti interessanti dalla partita di oggi. Io partirei nel farvi una considerazione tattica. Oggi, tatticamente, abbiamo giocato la miglior partita dell'anno. Oggi il Milan, a livello puramente tattico, quindi vi parlo di tattica, il Milan ha fatto la miglior partita. Ma non è casuale. Non è casuale, perché vi spiego, io avevo un sacco di paura di questo match. Avevo un sacco di paura perché noi abbiamo sempre sofferto determinate caratteristiche dell'Atalanta. E nel mio immaginario, io pensavo nella partita di questa sera, con un centrocampo con il quale poi siamo partiti, avevo paura che i protagonisti del centrocampo da inizio partita potessero soffrire ancora una volta le caratteristiche dell'Atalanta che già ci avevano già bastonato. In altre occasioni. E invece, ragazzi, invece devo fare mea culpa. Tutto quello che io pensavo alla fine è diventato esattamente il contrario. Il Milan è andato a giocare uomo su tutti i giocatori dell'Atalanta e li abbiamo letteralmente dominati per tutto il match. All'interno del match ci sono stati dei giocatori che hanno fatto qualcosa di più, ok? Vabbè, ovviamente Rafa Leão, al di là del gol e al di là del fatto che quando arrivava palla a lui succedeva sempre qualcosa. Quindi un Rafa Leão oggi molto 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 in forma, molto bene anche Theo, ce ne sono stati tanti di giocatori che hanno fatto bene. Ma parto da Yassine Adli. Allora, oggi forse per la prima volta da quando Yassine Adli al Milan, forse ho capito che cosa può diventare Yassine Adli. In che cosa si sta trasformando Yassine Adli? Ovviamente con tutti i dovuti paragoni, perché ovviamente non vi sto dicendo che il nome che vi volevo fare è quello di Pirlo, ovviamente non vi sto dicendo che oggi Yassine Adli è forte quanto Pirlo o diventerà mai forte quanto Pirlo. Gli auguro di diventare ancora più forte di Pirlo e di vincere il pallone d'oro e diventare campione del mondo a Yassine Adli. Però perché vi faccio il nome di Andrea Pirlo? Perché oggi ho visto un Yassine Adli che come caratteristiche può tranquillamente imparare, ed è già oggi a buon punto perché la partita oggi con l'Atalanta non era assolutamente una partita facile, può imparare a diventare un Andrea Pirlo, un giocatore lì davanti alla difesa che non solo prende, fa, disfa, taglia, corre, quindi tutte le caratteristiche che già aveva gli Yassine Adli trequartista, ma con il lavoro svolto durante quest'anno per farlo diventare un giocatore di un altro tipo, insomma, ne abbiamo già parlato tante volte, questa sera Yassine Adli ha dimostrato di poter stare lì davanti, ma soprattutto ci ha fatto vedere che cosa può dare, che cosa può diventare Yassine Adli. Ed è per quello che vi ho detto che questa sera per la prima volta ho capito. Yassine Adli oggi non è ancora al 100% un giocatore, ma chissà quanto tempo ci vorrà per maturare e diventare il giocatore perfetto lì davanti alla difesa, ma abbiamo visto che oggi Yassine lì secondo me ci può stare, perché oggi fare questa partita con l'Atalanta non era affatto facile. Poi andiamo avanti sotto l'aspetto tattico, vi stavo dicendo prima, io a priori cosa vi ho detto? Io mai, ma infatti io sono qua a fare un video a voi, ci sono gente pagata X milioni per fare tutt'altro. Io mai avrei pensato di poter giocare una partita a livello tattico uomo su uomo contro un'Atalanta che fa dell'uomo su uomo proprio la sua caratteristica più la caratteristica principale. Cioè, a priori tu dici, tu vai a giocare uomo su uomo con l'Atalanta, vai a fare tutte le coppie dei giocatori e quelli ti ammazzano, quelli lo fanno da 10 anni. Oh, invece no. Invece siamo stati molto molto bravi a fare tutte queste coppie di giocatori, addirittura Gasperini, che ricordo a tutti, Gasperini è un signor allenatore. Ragazzi, Gasperini è un signor allenatore.
ovviamente deve avere i giocatori che fanno esattamente quello che dice lui. Addirittura Gasperini a un certo punto della partita deve spostare Kolasinac, deve spostare i giocatori e cambiare le coppie dei nostri giocatori, perché anche noi ci accoppiavamo loro e quindi loro andavano completamente in balla con questa cosa. Quindi, ripeto, oggi tatticamente miglior partita dell'anno, ok? Poi so già che ci sarà qualcuno che sarà arrabbiato perché non abbiamo vinto, lo so, ragazzi, quello lì, quello è il tifo, ma il tifo, il bello del tifo è che il tifo non è razionale. Invece, se cerchiamo di staccarci un attimo da quello che è la non razionalità del tifo e guardiamo la partita di questa sera, il Milan questa sera ha fatto una gran partita, ragazzi. Poi non abbiamo vinto nel calcio e nello sport, non si può sempre vincere. Poi, un'altra domanda che sicuramente mi farete in tantissimi, scusate, sto arrivando alla fine della mia voce. Un'altra domanda che sicuramente mi farete in tantissimi è: Lolo, perché con l'Atalanta non abbiamo visto quei problemi a centrocampo che abbiamo visto altre volte? Raga, sapete perché? Perché io già ve l'avevo detto durante questa settimana. Quando giochi con difensori centrali, con caratteristiche come quelle di Gabbie e Kjær, che non sono male, ma non sono le caratteristiche di Çao e Fikayo Tomori, ok? Oggi, quando a un certo, dopo lo facevano su Lookman nel secondo tempo, e nel primo tempo veniva fatto su Ederson e veniva fatto su altri giocatori. Quando certi giocatori andavano ad occupare la famosa zona di campo tra il centrocampo e la difesa, oggi chi andava ad occupare quella zona di campo? Chi si staccava dalla difesa e andava a fare pressione alta verso quella zona di campo? Malik, ciao! E chi andava a prendere la parte in mezzo dei difensori e andava a farsi il difensore centrale aggiunto? Yassine Adli. Quindi, ragazzi, abbiamo avuto un sacco di problemi in quella zona di campo, ma anche perché gli interpreti che abbiamo avuto in tutti questi mesi erano degli interpreti con caratteristiche che poco si adattavano a quelle che erano i nostri dettami tattici. Oggi con Malik Chao, che in quella zona ci va, lì soffri molto meno. E non è una mia opinione, raga, è un dato puramente tattico. È una cosa che potete guardare tranquillamente riguardando la partita o guardando i vari siti che si occupano di tattica. Basta, basta, ho finito la voce, ragazzi. Scusate, scusate, raga, ho finito la voce, non riesco più ad andare avanti. Non so, sono contento? No, avrei voluto vincere la partita, ovviamente, avrei voluto vincerla. Però, con questo risultato, tieni staccata l'Atalanta, non la fai avvicinare. Vediamo poi che cosa succederà. Ciao a tutti, raga, scusate, ma sono veramente senza voce. Un abbraccio, forza mia, ne vado via il Kill Inter. Ciao!